che la formazione, e diciamo in questo caso la formazione CSI, nello sport per i giovani. Beh, buonasera a tutti, inizio così nel salutarvi e dire che sono molto contento di essere qui questa sera, anche al di là del vedere una sala così piena, per l'affetto che nutro e provo nei confronti di questa città di Padova, e non soltanto perché uno dei campioni a cui io ho insegnato a giocare è venuto a giocare qui in questa città, ma perché il sottoscritto è diventato prete il 13 di giugno, quindi festa di Sant'Antonio, ed è andato a fare per 12 anni il prete nella parrocchia di San Gregorio Barbarigo a Milano, quindi questo mi tiene legato. Cioè, io credo che lo sport sia davvero capace, un grande maestro di vita, non lo dico soltanto come frase fatta, ma perché l'ho vista in più di 20 anni in cui sono stato prete negli oratori a Milano. Più di 20 anni l'attività sportiva che ho seguito, ho visto crescere e far appassionare tanti ragazzi. Ora io credo questa cosa qui, perché la formazione? Perché non c'è nessun ragazzo, cioè diciamocelo francamente, non c'è nessun ragazzo che viene in oratorio nelle nostre società sportive di qualunque genere siano per educarsi, per farsi educare. Nessuno sceglie di venire al campo per educare, per educarsi. Cioè, se fermate un ragazzino alle 5 del pomeriggio, dico un orario così perché è l'orario più o meno in cui i ragazzi vanno a fare l'allenamento, ne fermate uno con la borsa, se ha 7-8 anni, quindi prima, seconda elementare, chiedete dove stai andando. Se ha 7-8 anni, la risposta che ti danno tutti è questa: vado a praticare un'attività motoria che permette lo sviluppo delle mie abilità di base, in modo tale che, ti dice, vado a giocare a pallone, vado a giocare a pallavolo, vado a giocare a basket. Ora, se viene per giocare, se viene per giocare, tu gli devi insegnare a giocare e non darlo per assodato che lo sai fare, soltanto perché qui abbiamo davanti un campione, cioè io ce l'ho di fianco, voi ce l'avete davanti, però dico, un campione che solamente perché ha fatto tanta carriera, no, allora è capace. Certo, sicuramente hai delle qualità, hai dell'esperienza. Il problema è che la gran parte si è preparata guardando Sky Sport o leggendo le pagine della Gazzetta, no? Per cui sono capace di far giocare i bambini, quindi io ho provato ad assistere a bordo campo a qualcuno che il Pulcini gli urlava "stai basso", e tu vedevi sti bambini che si abbassavano, perché cosa ne sanno loro di che cosa significa "stai basso"? Ecco, non sanno neanche i grandi. Per cui cioè uno si deve formare perché deve insegnare. C'è un ragazzo che viene con questo desiderio e tu devi assolvere questo desiderio. Però siccome tu sei anche una persona che ha a cuore la vita di questo ragazzo, non sei un illuso, e quindi sai che c'è uno a 30.000, uno a 30.000 la media che arriverà. Però gli altri 29.900 andranno avanti nella loro vita. Tu senti la responsabilità di far crescere questi come persone. Attraverso il loro desiderio di giocare, li vuoi far crescere come persone. Allora, affinare certe qualità che potranno essere utili in questa relazione educativa, quella del linguaggio, quella della testimonianza, quella dell'organizzazione di una seduta di lavoro. Questo è importante. Per cui, per assolvere bene questo desiderio di un ragazzo,
che non è soltanto e semplicemente quello di educare. Tu a un certo punto lo provocherai nel fargli capire che attraverso questo suo desiderio, però tu vuoi farlo crescere come persona. Ecco, incontrare certe persone che non sono certo Don Alessio, ma persone che ne sanno più del sottoscritto, incontrarle per affinare queste qualità, per aumentare le tue capacità, per essere in grado di insegnare e maggiormente di trasmettere, ecco, solamente per questo motivo ne vale la pena di buttare via, tra virgolette, delle ore per formarsi. Nella tua esperienza di parroco e di sacerdote, per il ruolo che ricopri anche nel CSI come consulente nazionale, tu vedi da vicino la dimensione sportiva, in particolar modo dello sport giovanile. Ci racconteresti per te cos'è il gioco? La qualità principale dell'oratorio è il cortile, cioè quel cortile dove ci si ritrova, dove appunto si interagisce con tutti gli altri, dove attraverso il gioco apprendi determinate cose che ti serviranno nella vita per stare in mezzo agli altri. Innanzitutto una dimensione corporea attraverso il gioco. Cioè, oggi tu devi avere un insegnante di educazione fisica per insegnare quelle che vengono definite con un termine tecnico le abilità motorie di base. Cioè correre, saltare, fare le pirolette, arrampicarsi. Cioè una volta queste non avevi bisogno dell'insegnante, le apprendevi. Cioè andavi a rubare le ciliegie e imparavi a arrampicare. Cioè dovevi saltare le recinzioni perché ti inseguiva il contadino e imparavi a saltare. Se oggi fai fare una piroletta senza, cioè devi avere lì un ortopedico per ricomporre il bambino, perché c'è il rischio. Queste cose le apprendevi. Apprendevi delle regole comuni di relazione. Cioè ci sono delle regole che sono quelle prettamente sportive, ma nel gioco i bambini si ritrovano e si danno delle regole, tu le rispetti e non c'è un arbitro, però tutti riconoscono qual è, tu puoi tentare di barare, c'è sempre quello che tenta, il prete in oratorio è il primo che bara, no? Cioè, e tutti i bambini che te lo indicano e tu sei bravo poi a camuffare, a dire ma non avete capito bene voi perché vuoi vincere, cioè se c'è una categoria che vuole vincere è il prete, questo è fuori di dubbio, è fuori di dubbio, però delle regole condivise, ma sono anche le regole della vita, no, nel senso di dire che nello sport, nel gioco banale delle relazioni non ci si mettono di mezzo i genitori a dire mio figlio è più bravo o mio figlio aveva ragione, no, se la devono vedere tra di loro. Ma anche se cadi per terra e ti fai male, vabbè, ti fai male, punto, ma non muori. Cioè, nello sport in alcune circostanze, se sei a bordo campo, ci sono delle mamme che, cioè, se vedono suo figlio cadere, chissà, cade oltretutto su un campo d'erba, lì invece nel cortile sei sull'asfalto, ti sbucci le ginocchia e via, e riprendi. Nel gioco si parte tutti alla pari, anzi in alcune circostanze lo svantaggiato culturale, cioè quello che ha tutte le insufficienze a scuola, quello che insomma è messo da parte anche nei contesti più formativi dell'oratorio, perché è quello che ha la testa più di legno, cioè queste che assomiglia più a un malvivente che insomma a uno che ha l'aureola attorno alla testa, e nel gioco spesso al riscatto. Io credo che comunque in generale, per usare un termine così un po' originale, vi ricordate quando c'era la penitenza e dire fare, baciare, lettera, testamento, ecco. Nel gioco esistono due dimensioni, il fare e l'essere. Cioè nel gioco uno fa, perché il gioco
due regole e poi bisogna cominciare. In mezzo a voi ci saranno tantissimi allenatori. Quando devi spiegare un esercizio che normalmente sui piccolini è fatto attraverso il gioco, non è che puoi star lì mezz'ora a spiegarglielo, eh? Cioè, due minuti devi dirgli tutto e poi non è che devi inventare le regole man mano che il gioco va. Quando spiegavo ai miei adolescenti, dicevo, se dovete spiegare i giochi devono essere chiari, quindi dovete averlo bene in mente voi, perché i ragazzi poi lo devono fare. Ma soprattutto attraverso questo fare acquisisci un essere, cioè un modo di essere, rispettoso delle regole, rispettoso degli altri, con la voglia di mettercela tutta, con la voglia di raggiungere e soprattutto con una cosa, non dimentichiamocelo mai, che l'esperienza del gioco va sempre di pari passo con l'esperienza della gioia. Che il criterio migliore per dire se un ragazzo ha giocato è quello di domandargli: ti sei divertito? Quando un ragazzo arriva a casa dopo una partita, la prima domanda che noi gli facciamo è: quanto hai fatto oggi? E se ha vinto, quanti ne hai segnati? Ma non gli domandiamo mai: ti sei divertito? Eppure per lui questa è un'esperienza fondamentale. Ma io più che dire qualche cosa ai genitori mi permette di suggerire di fargli tre regali almeno ai genitori. Le vostre società potrebbero investire in questi tre regali. Prima regalerei ai genitori un bel gratta e vinci, nel senso che è statisticamente provato che è più facile vincere a un gioco di questi che vedere il proprio figlio alle Olimpiadi o in Serie A. Quindi cioè questo è il primo regalo. Un secondo regalo potrebbe essere un bel chupa chups di quelli grossi da mettere in bocca al fischio d'inizio dell'arbitro, con la proibizione assoluta di masticarlo, ma devono ciucciarlo per tutta la partita, appena un altro chupa chups. E un terzo, soprattutto per i papà, una bella ginocchiera ortopedica. Perché una ginocchiera ortopedica? Perché mi è capitato in più di un'occasione di sentirmi dire: ah, lei è il fratello di Albertini. Faccio sì. Suo fratello sì, gran giocatore, però sa che io la sua età, ma giocavo anch'io nel suo ruolo, ero bravo, come mai non è arrivato? Ma così. E lei dice: no, ma guardi, è stato sfortunato perché il giorno del provino un infortunio al ginocchio e guardi, allora le regalo io la ginocchiera e si cura bene il ginocchio, perché quando uno mette le mani avanti così come genitore vuol dire io ne so più dell'allenatore. Ma al di là di questi tre regali lascio una domanda: la vita di tuo figlio è una scommessa o un dono? Perché se è una scommessa deve rendere, e se deve rendere sei disposto a tutto perché renda, compreso di usare i trucchi, di pretendere, di buttargli addosso questa responsabilità enorme a tuo figlio, quella di diventare per forza campione perché sennò sembra non essere nessuno, disposto, perché questo non si ricorda nessuno, che il GIP di Rimini ha firmato un'ordinanza per 50 persone per uso e spaccio di sostanze dopanti. Metà di queste erano genitori di Bologna che portavano a Rimini i propri figli di 12, 13 e 14 anni. Se è una scommessa deve rendere quella vita lì. E invece guardala come dono. La vita di tuo figlio è un dono, non va sciupata. E anche la possibilità di fare sport di tuo figlio è un dono e non va sciupato. È un dono perché può interagire con tanti suoi compagni, con tante regole, con tante responsabilità, con tanti obiettivi che deve raggiungere attraverso la fatica, che saranno fondamentali poi per riuscire nella sua vita.
È un dono la possibilità di fare sport, non un obbligo e neppure una scommessa, un dono per crescere, per diventare grandi. Questo io credo sia il consiglio più bello da dare ai genitori. Ci indicheresti dei modelli, ci indicheresti dei punti per essere un bravo allenatore ed educatore? E cito spesso questo grande maestro, Janusz Korczak, che è un maestro polacco che durante la seconda guerra mondiale, di origine ebraica, è all'interno del ghetto di Varsavia e tutti i giorni, pur essendo con le ore contate, continua ad insegnare i suoi bambini a leggere e scrivere e pretende anche che questi bambini scendano in classe tutte le mattine nel ghetto di Varsavia con quelle poche cose che c'erano, con quei poche possibilità che erano date dall'acqua corrente, pretendeva che venissero sempre lavati in classe, puliti, tirati a lucido, insomma, perché voleva che avessero una dignità, potessero comunque avere un sogno da coltivare, anche se di lì a poco, come succede, verranno trasferiti nei campi di concentramento. E quella mattina, quando l'esercito nazista entra nel ghetto di Varsavia per portare via tutti, Janusz si avvicina ai suoi bambini e, allargando le braccia, cerca di stringere un numero considerevole a sé, li stringe forte e il più possibile. Il comandante gli intima di lasciarli andare perché gli adulti da una parte e i bambini dall'altra, ma Janusz ha il coraggio di rispondere, di dire: non si lasciano soli i bambini in un momento come questo. Ecco, noi dobbiamo come adulti sentire la responsabilità di non lasciare da soli i bambini in un momento come questo, che è di crisi, ma non è soltanto una crisi economica, ma è molto più profonda. E noi dobbiamo sentire la responsabilità di offrire a loro una speranza e una voglia per un futuro diverso. A noi è concesso di avere questi bambini appassionati che vengono per giocare, ma attraverso questo gioco non li lasciamo da soli e possiamo insegnargli davvero il mestiere di vivere. No, perché io credo che noi dobbiamo essere anche grati al mondo del giornalismo sportivo, sennò il nostro sport sarebbe un po' più povero. Io credo che alcuni giornalisti sportivi vadano nelle più grandi università del mondo a fare dei master, proprio Harvard, Cambridge, perché sennò certe domande come che gli verrebbero. Nel 2008 Schwarzer vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino in una delle gare più massacranti dell'atletica, da 50 km di marcia, sotto un'afa bestiale. Lui arriva, entra in questo straordinario stadio, bacia un braccialetto, punta il dito verso il cielo, no? Tutto il mondo sapeva che era fidanzato con la Costner, ad attenderlo ci sono i giornalisti, no? Appena taglia il traguardo c'è la domanda del giornalista: per chi era quel bacio al braccialetto? No? Questo vince la medaglia d'oro dopo 50 km di marcia, roba ad avere l'elettroencefalogramma piatto, ha il coraggio di rispondergli: ma scusi, io a lei ho chiesto il nome di sua moglie, Zach, cioè. Ma è la seconda domanda del giornalista che dà premio Pulitzer, almeno alla carriera, no? Cioè, questo vince la medaglia d'oro all'Olimpiade, la domanda del secondo giornalista è contento? No, figurati. Risposta di Schwarzer: non sono contento perché ho vinto, ma ho vinto perché sono contento. E questa è la grande forza che porta un bambino o un ragazzo, un atleta, ad allenarsi per ore e ore per cercare di raggiungere una meta. La gioia più grande non è soltanto quella di vincere, ma di averci provato.